i dolci di nocciole. Stiamo aggiungendo lo zucchero, le uova e la vaniglia insieme alle nocciole. Mia mamma me l'ha insegnata. Aggiungiamo le uova alle nocciole. Quindi abbiamo utilizzato nocciole tritate con... Tritate. E poi... zucchero, uova. Che abbiamo messo direttamente qui in questo frullatore. Sì, sì. Nel bimbi o in un altro... E adesso bisogna aggiungere la farina per ultimo. Per ottenere la consistenza ideale. Qual è la consistenza ideale? È un po' particolare come consistenza. Non la so spiegare bene, ma ecco, deve amalgamarsi, ma non tanto. Ho aggiunto la farina. Più o meno quali sono le dosi che abbiamo, che stiamo utilizzando? Ecco, che si utilizzano 350 grammi di farina, di nocciole, un uovo e mezzo, 200 grammi di zucchero, 40 grammi di farina. Quindi si inizia con il tritare le nocciole. Sì. E poi mettiamo le uova. Le uova a montare con lo zucchero. E ora l'impasto a mano però. Che tipo di farina? Farina 00. Quindi con le mani riusciamo a capire, sì, quando l'impasto è perfetto. È pronto, sì. Non si utilizza lievito per questo dolce? No, per questo dolce noi non ne mettiamo mai. Noi. Gli altri lo aggiungono, io non lo metto. Ma lo prepara tutto l'anno questo dolce? Sì, quasi sempre. Punto siamo? Pronti per mettere alle teglie. Quindi basta poco e tanto amore, possibilmente. Quindi amore e passione. Molta. Voi portate avanti un'attività qui in questo borgo, sì. Avete deciso di scommettere su questo territorio. Scommettere qua. Abbiamo deciso. Ora faremo le forme che non sono delle forme. Li prendo a mucchi e li poso. Basta. E la parte più difficile è quella di trovare la consistenza giusta. Sì, e non sempre riescono. Ecco, mostriamo come è la consistenza, vedete? È una consistenza che è quasi si granulosa. Così. Poi dipende anche dalle nocciole e dalla farina. Quindi non si dà una forma particolare, no. Semplicemente... No, non si dà una forma. Dei mucchietti, anche irregolari, ma va bene così. Infatti si vede dalle altre che ho fatto, sono irregolari. Avete deciso di proporre questo dolce per i cosiduci di Castel di Lucio? Sì, abbiamo deciso di proporre questo perché non li fa quasi nessuno, pure. Quindi ci sarà la possibilità qui nella piazza di questo borgo siciliano di gustarli in quell'occasione? Certo, sicuramente sì. Temperatura in forno 170 gradi. I dolci sono pronti per essere gustati ora. No, noi li gusteremo subito perché già sentiamo il profumo e invitiamo chi ci segue a venire qui, dove continua la tradizione dei dolci con le ricette antiche. Questa è, diciamo, la ricetta di mamma Maria, che porta avanti, sì, da tanti anni. La porto io ora avanti. Che offrite ai visitatori, ai turisti? Ai visitatori, ai turisti, ma anche ai paesani. Anche ai paesani. Sappiamo soprattutto del periodo autunnale, invernale, autunnale, in particolare, sì. Natale, a Natale non per possono i morti, mancare. Non possono mancare. Quindi anche per i morti. Sì, sì, li faccio anche nel periodo dei morti. Guardate che spettacolo. No, non resta altro che
buon appetito, assaggiate. Prendiamo il vassoio, avviciniamo il vassoio. Sì. E lanciamo l'invito, a, scoprire i borghi siciliani, in questo caso Castel di Lucio. Amici di Bella Sicilia, vi aspettiamo per gustare questi dolci giorno 19, la sera del 19, i dolci di nocciole.